Al mio fianco c'è il tecnico Torti, il tecnico dell'Avezzano, dopo questo rotondo 5-0. Avevamo parlato anche ieri, avevamo detto sulla carta sì, chiaramente la squadra più malleabile, anche se poi nei primi 20-25 minuti ci sono state delle occasioni, finché ha retto la condizione, diciamo, del Lanciano, vi ha anche creato qualche grattacapo, poi però chiaramente alla distanza sono venuti fuori i valori. Sì, effettivamente hai ragione, i primi minuti hanno avuto anche un paio di situazioni pericolose, siamo stati bravi noi a tener botta, però poi abbiamo preso campo e alla fine è uscito questo risultato. Vorrei spendere due parole per questi ragazzi e anche per il mister Di Pasquale, perché è una situazione surreale qui a Lanciano, una piazza importante, secondo me ci vorrebbe un attimino un po' più di rispetto per chi lavora e per chi ci mette la faccia, quindi veramente a me dispiace, ho parlato col mister, è una situazione veramente imbarazzante, però il calcio è questo, noi dovevamo guardare le nostre cose, secondo me abbiamo fatto una buona partita, però ecco, domani, già da domani pensiamo alla partita di domenica a Capistrello. Ecco, questa vittoria che significato ha, al di là del fatto che sia arrivata contro una squadra, come diceva, in difficoltà, però vi può rilanciare, tra l'altro è la prima vittoria nel campionato dopo i due pareggi e una sconfitta, e adesso c'è subito un altro impegno importante contro il Capistrello. Beh, sicuramente ci dà più serenità e tranquillità, è ovvio che le vittorie sono la medicina, no? Per una squadra, sicuramente ci serve per preparare bene il proseguo di questo campionato. Sappiamo che domenica abbiamo questo derby, Capistrello, una partita difficile con una squadra ostica per tradizione, e quindi dobbiamo prepararla bene. Quindi già da domani testa a Capistrello, insomma. Testa a Capistrello, tra l'altro c'è Jacopo Puglielli che ha avuto un problema, recuperabile per la prossima partita. Ma speriamo di sì, insomma, lui c'ha un problema al retto femorale, l'ho detto anche ieri, no? Speriamo di recuperarlo in maniera di stare tutti bene, anche se poi Spinola è uscito, ha chiesto la sostituzione perché ha avuto lo stesso problemino che ha avuto all'Aquila, quindi speriamo che, insomma, che non sia niente di grave e che possa essere della partita, che possa essere a disposizione. Insomma. Mister, è d'accordo con me, il campionato dell'Avezzano riparte da qui, e con quali obiettivi però a questo punto, anche perché le distanze sono importanti da Chieti e l'Aquila, però chiaramente ci si può sempre provare. Ma no, ma noi abbiamo il dovere morale, di dignità, di amor proprio e di orgoglio di cercare di finire bene questo mini torneo, cercare di arrivare più in alto possibile, poi dove saremo arrivati a fine torneo non lo so, però noi dobbiamo fare, ripeto, il massimo per noi stessi, per la società, per il presidente che in questo momento non ci fa mancare nulla, per i tifosi, per la maglia che indossiamo, perché siamo una maglia importante, per cui noi dobbiamo fare il massimo. Poi ripeto, ci sono due squadre che secondo me sono due corazzate, l'Aquila e Chieti, che sicuramente si contenderanno la vittoria di questo mini torneo. Noi, ripeto, cercheremo di arrivare il più in alto possibile.